Ciao mister, buongiorno. buongiorno e buon campionato perché da domani si inizia con il campionato. Senti Beh. banalmente ti chiedo quali sono le sensazioni della vigilia però buttandoci dentro un po' di temi ovvero come sta la squadra dal punto di vista mentale e fisico, l'inserimento dei nuovi penso a Malè e a Solbakken e anche come vivrai tu questa prima gara delle quattro che purtroppo non vivrai appunto da, da allenatore in panchina seduto. Beh, diciamo che la squadra viene da, da un impegno di Coppa Italia dove si è fatto molto bene, quindi sotto l'aspetto mentale la squadra sta bene anche sotto l'aspetto fisico. È chiaro che dobbiamo ragionare che la partita di domani non sarà più una partita del calcio d'agosto, anche se sarà il 17 di agosto ma inizia il campionato, il campionato vero dove ci vede affrontare una squadra e dove dobbiamo essere bravi e a fare risultato, poiché è una partita che è già importante per il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Per quanto riguarda i nuovi, come ben sapete quando i, i giocatori non fanno parte del progetto tecnico nelle altre squadre è chiaro che magari sotto l'aspetto fisico sono più indietro rispetto a quelli che magari si allenano con costanza tutti i giorni in allenamento e fanno anche le partite. E detto questo sono due giocatori importanti sul bacchino esterno abituato a giocare su binario a appena invertito e male lo conoscete meglio di me perché l'anno scorso qui ha fatto ottime cose dove secondo me ricopre il ruolo di mezzo alla sinistra per quanto riguarda te che la preparative... e dispiace il fatto di far l'esordio con un nuovo club e tribuna, però comunque sarò a fianco dei miei calciatori nella stessa maniera, l'importante è il lavoro settimanale, devo dire che questi ragazzi sin dal primo giorno e sono incognabili sotto l'aspetto dell'impegno e di questo quindi anche se non sarò al loro fianco fisicamente perché sarò su ma sarò eh, al loro fianco comunque a lottare con loro per cercare di portare, di fare un esordio positivo in casa, ripeto eh, in campionato perché è molto importante partire con il piede giusto Ecco per l'appunto, l'Empoli negli ultimi due campionati ha sempre perso la prima di, di campionato. L'inquadratura eh... fin dove arriva Luca? No, però volevo capire dire secondo lei quanto è importante iniziare bene, perché è anche vero che poi alla fine è andata, la, la, la stagione è andata bene. Sì, diciamo che considerando che dopo ci aspettano due trasferte, noi dobbiamo ragionare indipendentemente da questa, da ogni singola eh, partita. La prima partita è quella di domani contro il Monza, è, è importante partire bene, è chiaro che dobbiamo fare di tutto per cercare di fare un risultato positivo. E diciamo che c'è una situazione di emergenza voi per la squalifica di Alberto e voi per alcune situazioni eh, ma eh, non mi piace creare alibi eh, però come tutti gli allenatori penso che avremmo voluto affrontare la prima di campionato al completo no? già con tutta la rosa a disposizione con tutti quanti che avessero lavorato con noi dal primo giorno ma questo non è possibile non solo qui ma da tutt'altre parti però ripeto il nostro obiettivo è quello di ragionare su una partita complicata e sì, di considerare la partita di Coppa Italia. Ma non fare paragoni o pensare che la partita possa essere, con tutto il rispetto per il Catanzaro, semplice come è stata quella di Coppa Italia. E sono stati bravi a renderla facile e perlomeno piuttosto soprattutto il secondo tempo e dovremmo essere altrettanto, altrettanto bravi a farlo anche contro il Monza che è una squadra che l'anno scorso è arrivata a metà classifica, quindi sicuramente un impegno difficile. Magari sulla carta può essere una squadra più forte della nostra, ma quello, il bello del calcio è che poi il campo deve dimostrare quello che uno pensa che possa essere sulla carta. Mister Buongiorno, ha anticipato un po' i temi anche della domanda che le volevo fare, perché appunto le volevo chiedere cosa le piacerebbe rivedere della gara eh, di domani, di quello fatto contro il Catanzaro e anche cosa si aspetta dal Monza, che abbiamo un po' definito anche una squadra in fase di allestimento, ha cambiato allenatore, ha cambiato anche qualche giocatore, quindi che gara si aspetta anche domani? Sì, ha cambiato qualche giocatore, ma nel complesso ha quasi tutti gli stessi giocatori degli anni precedenti. È vero sì che hanno cambiato l'allenatore, però hanno, hanno avuto continuità. Eh, non ci sono stati dei cambiamenti come, come è successo qui, perché da qui sono andati via 10 giocatori. Quindi eh, la situazione è ben diversa. È chiaro che eh, quello che dobbiamo ragionare è che ci aspettano a squadra che l'anno scorso è arrivata in metà classifica, decima. Dove negli anni hanno fatto degli investimenti importanti, eh, quest'anno, ripeto, un po' tutte le squadre a livello di mercato sono un po' bloccate. Ma eh, mh, dobbiamo comunque andare in campo con, eh, con un aspetto mentale propositivo di far calcio, come abbiamo fatto col Catanzaro, sapendo eh, che ci saranno più difficoltà rispetto alla partita di Coppa Italia mh, per, per gli interpreti che tu vai ad affrontare perché affronti una squadra con dei giocatori come Pessina, come Pablo Mari giocatori totalmente diversi rispetto al Catanzaro ripeto, senza nulla togliere al Catanzaro Chiedo mister come stanno Ismaili e, e Valu e soprattutto Ismaili se può già essere della, della gara dall'inizio ma anche Valu, quello che è il suo percorso abbiamo visto allenarsi con il caschetto quindi già è un segno positivo, credo Sì, sì, è chiaro che lui ha dovuto seguire un percorso di FIFA per quanto riguarda l'infortunio che ha avuto e, è chiaro che Essendo due giocatori che sono arrivati dopo e eh, dove siamo stati bravi, dove sono stati bravi a recuperare questo, questo tempo con il lavoro e a livellarsi con, con il resto dei compagni, bisogna ragionare sul fatto sì che possono giocare e considerando il fatto che Valo l'ultima partita ufficiale l'ha fatta ufficiale, l'amichevole contro lo spezia. Quindi, eh, però sono due ragazzi mentalmente forti e eh, quindi credo che problemi, mi auguro. Eh, che non li abbiano sulla tenuta, eh, ma quando si è forti mentalmente poi si sopperisce a tutto. Mister, ehm, il, ha visto il Monza, immagino sia in Coppa Italia sia nel trofeo Berlusconi. Eh, che squadra è? Ce la spieghi? Sì, loro ehm, utilizzano un sistema di gioco che può variare tra 3-4-2-1 o 1-2 con i tre davanti per caratteristiche, perché Maldini può fare sia il trequarti a piedi invertito oppure proprio il trequartista con, con le due punte, che possono essere Petagna o, o Mota, Carvalho. Al, al primo Monza magari hanno perso, mh, fanno meno, ecco, non hanno perso per una scelta penso tecnica e tattica eh, di non venirti ad aggredire uomo su uomo a tutto campo, ma magari di partire da una situazione d'attesa per poi magari venirti a prendere. Lavorano molto stretti in fase difensiva. È una squadra che ha qualità, è una squadra che ha struttura, però ripeto, eh, il bello del calcio è che quando si va in campo tutti quanti hanno due gambe, tutti quanti hanno due braccia e quindi chi ha e più voglia e determinazione di portare a casa un risultato, chi ha più voglia nel vincere il duello personale, molto probabilmente la percentuale di portare a casa un risultato è maggiore o minore. Senti, per chiudere, almeno per me, eh, giustamente hai ribadito che non è più calcio d'agosto, però. Credo che si sia sempre all'interno di un percorso, fosse solo per il mercato aperto fino, fino al 30 del mese. Ecco, mi piacerebbe capire: rispetto al primo allenamento, qual è eh, la situazione o l'aspetto tattico dove la squadra l'hai vista maggiormente crescere e quello dove, se lo vuoi dire ovviamente, stai lavorando maggiormente perché non stai vedendo quella crescita che invece avresti voluto vedere? No, allora il, il, quello che, che mi sono prefesso da, sin dall'inizio è quello di, di migliorare. I miei ragazzi sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto anche mentale è chiaro che questi ragazzi stanno impegnando molto, stanno facendo molto bene, poi è vero anche che questa squadra va migliorata anche con alcune operazioni di mercato, ci sono 13 giorni per rimediare, però quando si va a lavorare di solito si affrontano, si analizzano le partite, quelle che possono essere state le cose fatte bene, migliorarle, alimentarli e quelle che sono state fatte meglio. Cercare di migliorare ecco, i gol subiti, bene o male, difficilmente li digeriamo ed è giusto che sia. Si lavora per cercare di fare di, di, di subire meno gol. E soprattutto quelle tante occasioni che in queste partite i ragazzi sono stati bravi a crearle, vanno sfruttate maggiormente perché, ripeto, eh, da domani inizia il campionato. Sicuramente eh, non avremo tutte queste occasioni che abbiamo avuto in queste due partite quando abbiamo affrontato la Sampdoria e il, e il Catanzaro. Quindi dovremo essere bravi a sfruttarle nell'immediato. Alla prima occasione, bisogna cercare di sfruttarla, quindi si lavora su, su tutti gli aspetti, i temi che poi eh, te le danno la partita stessa.